Un re dei tempi antichi aveva un figlio, chiamato Fiordinando, che non si levava mai din sui libri. Leggeva, sempre chiuso nella sua stanza, chiudeva il libro e guardava dalla finestra il giardino e le foreste, e riprincipiava a leggere e a pensare. Dalla sua camera non usciva che per colazione e per pranzo. Di rado lo si vedeva fare due passi nel giardino. Un giorno il cacciatore del re, giovane e svelto, che era stato bambino con il principe, disse al re. Mi permettete, maestà, d'andare a far visita a Fiordinando? È tanto tempo che non lo vedo. Disse il re. Va pure. La tua visita servirà di svago a quel mio bravo figlio. Andò dunque il cacciatore nella camera di Fiordinando che gli chiese che mestiere fai tu a corte con codesti scarponi? Rispose il giovane. Sono il cacciatore del re. E gli descrisse la varietà della selvaggina, le astuzie degli uccelli e delle lepri e le località della foresta. A s'accese la fantasia. Senti, disse al giovane, voglio provare anch'io a cacciare. Tu non dir nulla mio padre che io non paia messo su da te. Gli chiederò io se mi lascia venire un mattino con te. Sempre al suo comando, disse il giovane. Il giorno dopo a colazione, fiordinando, disse al re. Ho letto ieri un libro che parla di caccia, e mi è mai tanto piaciuto che non vedo l'ora di farla prova anch'io. Me lo permette, la caccia è uno spasso pieno di pericoli, rispose il re per chi non ve avvezzo Pure non voglio che tu rinunci a una cosa che ti piace. Ti darò per compagno il mio cacciatore, che sa il mestiere come nessun altro. Non t'allontanare mai da lui. E la mattina al levar del sole, Ferdinando e il cacciatore montarono a cavallo con l'arma a tracolla e via nel bosco. Il cacciatore, ogni uccello o lepre che vedeva, tirava e li stendeva morti. Ferdinando si industriava a stargli dietro e a tirare lui pure, ma non pigliava mai nulla. Passò il giorno e il cacciatore aveva un carniere così pieno che non ce la faceva più a reggerlo. E non aveva buttato giù neanche una piuma. Venne sera, e lì tra il chiaro e il buio, Fiordinando vide un leprottino acquattarsi in un cespuglio e fece per tirargli. Ma era tanto piccolo e spaurito che pensò di poterlo acchiappare con le mani. Corse al cespuglio, ma proprio in quel momento il leprotto schizzò via. E Fiordinando dietro. Ogni volta che gli era sopra, il leprotto scappava lontano e poi si sarebbe detto si fermasse ad aspettarlo per scappare ancora via, di nuovo. Ora Ferdinando si era tanto allontanato dal cacciatore che non avrebbe più saputo ritrovare la strada. Lanciò un grido di richiamo, poi un altro e un altro ancora. Nessuno gli rispose. Era buio. Il leprotto era sparito. Ferdinando scese di sella, stanco morto, e si sedette a piedi un albero col cuore in pena. Ed ecco che di tra gli alberi nel buio, ed ecco che di tra gli alberi nel buio, gli sembrò di vedere un luccichio. Prese il cavallo per la briglia e si addentrò nel folto. In mezzo al bosco s'apriva un grande prato, e in fondo al prato era un ricchissimo palazzo. Il portone era aperto e Fiordinando chiese: Ehi di casa! Nessuno rispondeva. Neanche l'eco. Entrò. C'era una sala, il caminetto acceso, vino e bicchieri. Fuordinando sedette a riposarsi e scaldarsi e bere un po' di vino. Poi s'alzò e passò in una sala con una tavola imbandita per due persone. Posate, piatti e bicchieri erano d'oro e d'argento. Le tende la tovaglia e i tovaglioli erano tutta seta trapuntata di perle e diamanti. E dal soffitto pendolavano lampadari d'oro massiccio grandi come corbe. Visto che non c'era nessuno e che aveva una gran fame si sedette. Aveva appena portato alla bocca la prima cucchiaiata quando sentì un fruscio di vestiti giù per la scala. Si voltò e vide entrare una regina con un seguito di dodici damigelle. La regina era giovane e bellissima nella persona, ma il viso l'aveva nascosto da un gran velo. Non parlò, eppure le dodici damigelle restarono mute. Così silenziosa, la regina si sedette di fronte a Ferdinando, e le damigelle servivano e mescevano zitte. Il pranzo si svolse così, in silenzio, e la regina si portava i cibi alla bocca sotto quel fitto velo. Finito che ebbero, la regina s'alzò, e le damigelle la riaccompagnarono via, su per la scala. Fiordinando salzò pure lui e riprese a girare il palazzo. C'era una camera principesca con un letto pronto per riposo, e Fiordinando si spogliò e si gettò tra le coltri. Dietro al baldacchino c'era una porticina segreta. Saperse ed entrò la regina sempre zitta e velata, con le dodici damicelle dietro. Fiordinando, con un gomito puntato al capezzale, stava a vedere a bocca aperta. Le damigelle spogliarono la regina, lasciandole soltanto il velo in capo, la posero a giacere a fianco di Fiordinando e se ne andarono. Adesso Fiordinando s'aspettava che dicesse qualcosa o si scoprisse, invece era già caduta addormentata. Lui sette un po a guardare il velo che s'alzava e s'abbassava al suo respiro, ci passò un po su e si buttò a dormire anche lui. All'alba tornarono le damigelle rivestirono la regina e la condussero via fiordinando salzò anche lui fece una buona colazione che trovò già apparecchiata e poi scese nelle stalle c'era il suo cavallo che mangiava biada fiordinando montò in sella e galoppò nel bosco per tutto il giorno cercò di ritrovare una strada che lo riportasse a casa o una traccia del suo compagno cacciatore ma si perdette ancora e quando venne buio gli riapparvero il prato e il palazzo. Entrò e gli successero di nuovo tutte le cose della sera prima, ma l'indomani, mentre galoppava di nuovo nel bosco, si imbatté nel cacciatore, che da tre giorni stava cercandolo, e insieme tornarono in città. Alle domande del cacciatore, Fiordinando abborracciò una storia di lunghi contrattempi, ma non rivelò la sua avventura. Tornato alla Rezza, Ferdinando non si mostrava più quello di prima. Il suo sguardo non riusciva a fermarsi sulle pagine dei libri e correva fuori della finestra verso il bosco. A vederlo così imbronciato, uggito e appassionato, la madre cominciò a metterglisi intorno senza dargli tregua, per sapere il segreto che covava. Una domanda oggi, una preghiera domani. Finalmente Fiorinando le raccontò da cima a fondo quel che gli era successo nel bosco e le disse chiaro e tondo che era innamorato di quella bella regina e che non sapeva come fare ad averla in sposa, dato che lei non parlava e non mostrava neanche il viso. E la madre. Adesso ti dico io come devi fare. Va a cena con lei ancora un'altra volta e quando siete a tavola fa in modo di farle cadere una posata in terra. Appena la china a raccattarla, tu tirale via il velo dal capo. Sta sicuro che qualcosa dirà? Fiordinando, appena sentito quel consiglio, sellò il cavallo e corse a gran carriera al palazzo nel bosco, dove fu ricevuto come al solito. A cena con un gomito fece cadere una forchetta della regina. La esichinò e lui le strappò il velo. A quell'atto la regina s'alzò, bella come un raggio di luna. E infiammata come una vampa di sole. Ma l'accorto giovane, gridò, tu m'hai tradita. Se potevo dormire un'altra notte al tuo fianco senza parlare e scoprirmi, ero libera dall'incantesimo e tu saresti stato il mio sposo. Ora dovrò andarmene a Parigi per otto giorni e di lì a Pietroburgo, dove sarò messa in palio ad una giostra, e chissà mai a chi toccherò. Addio. E sappi che io. Sono la regina di Portogallo. In quel momento sparirono lei e tutto il palazzo e Ferdinando si trovò solo, abbandonato nel folto della macchia e gli ci volle del bello e del buono per scoprire la strada di casa. Ma una volta a casa, non stette a perdere tempo. Riempì una borsa di quattrini, prese con sé il fido cacciatore e partì a cavallo per Parigi. Galoppa, galoppa, stanco morto. Non smontò di sella finché non giunse ad un albergo in quella famosa città. Non stette nemmeno tanto a riposare, perché voleva sapere se davvero la regina del Portogallo fosse lì, a Parigi. E cominciò a lavorarsi l'oste. Non ci sono novità da queste parti? rispose l'oste. No, che non ce ne sono. Che novità vuoi che ci siano? E fiordinando. Le novità sono di tante specie. Guerre, feste personaggi di nome che passano. Ah, esclamò l'oste. Allora una novità c'è. Da cinque giorni è venuta a Parigi la regina del Portogallo, e fra tre se ne riparte per Pietroburgo. È una signora molto bella e molto istruita. Si diverte a visitare le cose rare, e ogni pomeriggio passeggia con dodici damigelle, qui, vicino, fuori porta. E la si può vedere? chiese Ferdinando. E l'oste? E come no? Quando lei cammina in pubblico, ognuno che passa può vederla. Bene, bene, disse Fiordinando. Intanto preparateci da desinare e una bottiglia di vino nero. Ora bisogna sapere che quest'oste aveva una figliuola che rifiutava tutti i pretendenti perché non trovava mai nessuno che le piacesse. Appena aveva visto Fiordinando smontare da cavallo, questa ragazza si disse che o avrebbe sposato questo o non si sarebbe sposata mai, e andò subito da suo padre a dirgli che sarà innamorata e che trovasse il modo di sposarla a quel forestiero. Così Noste domandò a Fiordinando «Io spero che si troverà bene a Parigi e che sia tanto fortunato di trovare qui una bella sposa». Disse Fiordinando «La mia sposa è la più bella regina del mondo e io lo sto inseguendo per tutta la terra». La figlia dell'oste, che stava ad ascoltare dietro la porta, fu presa da una gran rabbia e quando il padre la mandò in cantina a prendere il vino, ficcò una manciata d'oppio nella bottiglia. Quando Fiordinando e il cacciatore andarono fuori di porta ad aspettare il passaggio della regina del Portogallo, furono colti da un sonno tanto greve che s'addormentarono sull'erba come sassi. E di lì a poco la regina passò, riconobbe Fiordinando e si chinò su di lui. Lo chiamò, lo carezzò, lo scosse, lo voltò e rivoltò, ma non ci fu verso di svegliarlo. Allora si sfilò dal dito un anello di diamante e glielo posò in fronte. Bisogna sapere che lì vicino, in una grotta, ci abitava un eremita, che tra gli alberi era stato a spiare tutta la scena. Appena la regina fu andata via, l'eremita uscì pian piano, prese l'anello dalla fronte di Fiordinando e tornò nella sua tana. Quando fiordinando si svegliò, era già buio e ci mise un bel po' a ricordarsi dove si trovava. Svegliò a scossoni il cacciatore e insieme diedero la colpa al vino nero, troppo gagliardo, e si rammaricarono di non aver potuto incontrare la regina. Il secondo giorno dissero all'oste: "Dateci vino bianco, mi raccomando, che non sarà tanto forte", ma la figlia alloppiò anche il vino bianco. E i due tornarono a russare in mezzo al prato. La regina del Portogallo, disperata, non riuscendo ad estare Fiordinando, gli mise sulla fronte una ciocca di capelli e fuggì via. L'eremita sbucò fuori dagli alberi, prese la ciocca, e quando Fiordinando e il cacciatore si svegliarono a tarda notte, non seppero nulla di quel che era successo. Di questo sonno che lo pigliava ogni pomeriggio, Ferdinando cominciava a sospettare. Ormai era l'ultimo giorno prima che la regina partisse per Pietroburgo e voleva vederla a tutti i costi. Così ordinò all'oste di non portargli più vino, ma la figlia alloppiò il brodo della minestra. E arrivati al prato, Fiorinando si sentiva già pesare la testa. Allora tirò fuori di tasca due pistole e le mostrò al cacciatore. Tu mi sei fedele, lo so, gli disse ma ti prometto che se stavolta non riesci a star sveglio e a tenermi sveglio, queste, son, queste sono per te. Te le scarico nel cervello, stai sicuro. Detto questo si sdraiò lungo disteso e cominciò a russare. Il cacciatore per tenersi desto cominciò a darsi pizzicotti, ma tra un pizzicotto e l'altro chiudeva gli occhi e i pizzicotti si facevano sempre più radi finché non cominciò a russare pure lui. Arrivò la regina. Con urli, abbracci, schiaffi in viso, baci e scossoni, cercava di svegliare Ferdinando. E vedendo che non ci riusciva, prese a piangere così forte che invece di lacrime, le scesero per le gote due gocciole di sangue. Con il fazzoletto si asciugò il sangue dalle gote e mise il fazzoletto sul viso di Fiordinando. Poi rimontò in carrozza di filato fino a Pietroburgo. Intanto l'eremita uscì dalla grotta. Prese il fazzoletto. Era stato a guardare attento quel che succedeva. Quando a notte, Fiordinando, si svegliò, la rabbia d'aver perso quest'ultima occasione fu tanta, che tirò fuori le pistole e già stava per mantenere la sua promessa di scaricarla in testa al cacciatore ancora addormentato, quando la remita lo fermò afferrandolo per i polsi e disse: Quel disgraziato non c'ha colpa. La colpa è della figlia dell'oste che ha oppiato il vino nero, il vino bianco. E il brodo. E perché mai? disse Fiordinando. E voi come lo sapete? È innamorata di lei e le ha dato l'oppio. Io so tutto, perché di tra gli alberi sto a guardare ogni cosa che succede. Sono tre giorni che di qui passa la regina del Portogallo e voleva destarla e le ha lasciato in fronte un diamante, una ciocca di capelli e un fazzoletto bagnato di lacrime di sangue. E dov'è tutto questo? disse l'eremita. Ho preso tutto io per custodirlo, perché intorno c'è pieno di ladri che l'avrebbero rubato senza che lei ne sapesse mai nulla. Prenda qui, tenga queste cose da conto, perché se lei agisce con senso, ne avrà la sua fortuna. E come, dunque? E le remita. La regina del Portogallo è andata a Petroburgo, dove sarà giocata in giostra. Ora. Il cavaliere che giostrerà con quest'anello, questa ciocca e questo fazzoletto in cima alla lancia sarà invincibile e sposerà la regina. Ferdinando non se lo fece dire due volte. Corse per le poste da Parigi a Pietroburgo e gli riuscì ad arrivare in tempo a mettersi in nota tra i giostratori, ma sotto falso nome. Da tutte le parti del mondo erano arrivati a Pietroburgo guerrieri famosi, con gran traini e servitori e armi luccicanti come la sfera del sole. In mezzo alla città era stato tirato su un recinto, coi palchi intorno, e lì bisognava combattere a cavallo per guadagnarsi la regina del Portogallo. Fiordinando, a visiera calata, vinse il primo giorno col diamante in cima alla lancia, vinse il secondo giorno con la ciocca dei capelli, vinse il terzo con il fazzoletto, e i cavalli e i cavalieri cascavano in terra come i pipistrelli finché non ne restò in piedi nessuno fu proclamato vittorioso e sposo della regina solo allora perse l'elmo la regina lo riconobbe e dalla contentezza si rovesciò sulla poltrona svenuta si fece un grande sposalizio e fiordinando mandò a chiamare suo padre e sua madre che già lo piangevano per morto presentò loro la sposa e disse questa è la lepretta che ho inseguita questa è la donna velata questa è la regina del Portogallo, che ho liberato da un terribile incantesimo.